siamo partiti dal concetto base dell'agricoltura come punto di incontro tra tradizione e innovazione. Infatti abbiamo rappresentato l'evoluzione di questa attraverso le nuove tecnologie e quindi ci dava l'idea di connettere bene l'innovazione con il benessere umano. Colore e luminosità al posto di smog e degrado. Ad Arezzo è stato inaugurato il murales Impress with Simplicity realizzato dagli artisti Ahmed e McNenia nel sottopassaggio di via Oriana Fallaci. Un'operazione di rigenerazione urbana voluta e portata avanti dalla casa automobilistica Toyota in partnership con l'associazione Retake, che si inserisce nell'ambito del progetto We Hybrid Race dedicato alla mobilità sostenibile a zero emissioni e che prevede la realizzazione di iniziative green in varie città italiane intitolate Aria Colori. Un contest che parte dal programma We Hybrid di Toyota ed è quindi rivolto ai clienti che acquistano un'auto elettrificata del brand giapponese e scaricano la relativa app in grado di sfruttare al meglio la vettura consumando meno carburante e quindi risparmiando e inquinando meno. I clienti più virtuosi, cioè quelli che hanno emesso meno CO2, hanno potuto scegliere un progetto per la propria città e quindi poi sviluppare questo bel, diciamo, graffito che è venuto fuori, tra l'altro graffito che è stato realizzato con una vernice speciale in grado di assorbire le emissioni di CO2. L'intento è quello poi di poter godere non soltanto il cliente, diciamo, che guida, che sceglie quindi di guidare una vettura elettrificata, ma poi l'idea è proprio che tutta la comunità può godere di questi benefici che appunto è il risparmio delle emissioni di CO2. Intervento importante che riguarda appunto una rigenerazione di uno spazio che da tempo l'amministrazione voleva portare avanti e quando si è parlato del progetto io non ho avuto dubbi, abbiamo subito deciso di portare avanti in questo luogo qua, un luogo simbolo che collega due quartieri importanti della città e che aveva proprio questa situazione di degrado, quindi è un intervento che dà una risposta per primo ai cittadini che vi passavano tutti i giorni, uno spazio che già era stato reso pedonale a seguito di una chiusura di quello che era un percorso prima che vi passavano i motorini, proprio per renderlo più sicuro per i pedoni e oggi oltre che sicuro da passarci è anche più bello. Altre iniziative del contest Hybrid Race di Toyota in collaborazione con Retake sono già state realizzate o verranno realizzate a Bari, Roma, Milano, Bologna, Salerno e Padova. La nostra mission sostanzialmente è creare attraverso la collaborazione sia di istituzioni, cittadini e aziende e progetti di riqualificazione urbana che possano creare condivisione e crescere anche la comunità, il senso civico.